Benvenuti alla lezione di armonia numero 7. E allora apriamo il manuale Professione pianista, primo volume, a pagina 33, e in fondo alla pagina troviamo il nuovo paragrafo Rivolti, la figura numero 20. Allora, si tratta di conoscere vari modi di poter suonare gli accordi a seconda della disposizione delle note che lo costituiscono. Cioè, l'importante, ad esempio, per avere Do maggiore, che ci sia la presenza di queste tre note per ottenere appunto l'accordo Do maggiore. Cioè, io posso pure avere un Mi qua, un Do in questa posizione e un Sol in quest'altra. Ecco, queste tre note, anche così distanti tra di loro, hanno comunque l'effetto di formare l'accordo di Do maggiore, quindi la presenza di tre note, indipendentemente dalla loro posizione sui tasti, genera appunto l'accordo Do maggiore. Questo studio è dovuto innanzitutto perché spesso si scelgono delle posizioni che sono più adatte in determinati contesti o in alcune parti del brano musicale che state eseguendo, ma anche per rimanere poi in una zona omogenea della tastiera senza dover saltellare da un punto all'altro per suonare due accordi che potrebbero appunto essere un po' distanti, suonati tutti nella stessa posizione. E a proposito proprio di posizione, vediamo quali sono queste posizioni. Quindi osservando appunto la figura numero 20, abbiamo C Do maggiore, quindi le note sono Do Mi Sol. Questa è la posizione fondamentale, detta anche accordo perfetto. Allora, come vedete, i numeretti alla destra delle note indicano le dita della mano destra, quindi pollice, indice, anulare. Le note, i numeri invece a sinistra, delle note indicano la posizione delle dita della mano sinistra, quindi, con la sinistra io suonerei anulare, indice e pollice. Anche in questo caso, come vedremo pure per le scale, le diteggiature proposte sono giusto per dare un assetto alla mano, ma potrebbe esserci pure una necessità di suonare le note con dita differenti da quelle che andiamo a studiare adesso, ma adesso fissiamo queste diteggiature. Allora, come vedete, dall'ultima nota, quella più grave, il Do, comincia una linea tratteggiata che si sposta nella seconda battuta all'ottava superiore. Quindi noi dobbiamo tenere il Mi e il Sol, spostare il Do grave all'ottava più acuta e quindi avremo quest'altra posizione di Do maggiore chiamato primo rivolto, cioè abbiamo rivoltato l'accordo una volta. Infatti la sigla segnala che è il Do maggiore, però la nota più grave, quindi dopo lo slash, sarebbe tipo frazione anche, c'è il Mi, quindi Do basso Mi, cioè significa Do che ha come nota più grave la nota Mi. In alcuni casi, se dobbiamo suonare a due mani, in questo caso ci dice che con la destra suoniamo, questa sigla ci dice che con la destra suoniamo l'accordo Do maggiore come scegliamo di suonarlo, ma la sinistra deve suonare il basso Mi. Quindi è un effetto particolare. Allora, da questa posizione, quindi chiamata primo rivolto, vedete le dita a sinistra sono 1, 2, a destra, chiedo scusa, le dita alla mano destra 1, 2, 5, quindi pollice, indice e mignolo. Andiamo avanti con la destra, poi esaminiamo le dita per la mano sinistra. Quindi anche in questo caso la nota più grave la spostiamo, quindi il Mi, all'ottava superiore, rivoltando per la seconda volta l'accordo e partiamo allora dal Sol, quindi Sol, Do, Mi. Diteggiatura, pollice, medio, mignolo, questo è il secondo rivolto, poi ancora il Sol, lo rivoltiamo da sopra l'ottava superiore e torniamo alla posizione fondamentale sulla quale preferirei suonare con il pollice, l'indice e l'anulare, così come indicato nella prima battuta. Allora abbiamo quindi tre posizioni, ripetiamole, fondamentale, primo rivolto e secondo rivolto, e poi andando più avanti si ritorna alle stesse posizioni. Allora, un ottimo esercizio, lo facciamo adesso con la mano destra, è quello di suonare su due ottave in senso ascendente e in senso discendente. Allora, cominciamo da questo Do, l'ottava sotto del Do centrale.
e ritorno indietro con la stessa diteggiatura, mi raccomando. Ecco qua. Fatto questo esercizio, che vi invito a fare anche su varie posizioni, su altri accordi, vediamo con la mano sinistra, stessa cosa. Quindi fondamentale, primo rivolto 5-3-1, le dita scritte a sinistra delle note, secondo rivolto 5-2-1, posizione fondamentale, e perché no, proseguo. Quindi è molto importante che le mani si allenino su questa successione anche abbastanza rapida. La cosa la posso fare su altri accordi, magari ricordando i tasti bianchi. Andiamo avanti sull'armonizzazione di Do maggiore, quindi secondo grado, Re minore. Partiamo dall'ottava sotto. Ecco, come vedete, basta distrarsi un attimo e si sbagliano le note. Mano sinistra, quindi la diteggiatura è uguale. Bene, bisogna anche un po' inclinarsi con il busto. Io tra vari fili di webcam, microfono e varie cose non riesco a spostarmi proprio bene. Mi minore, comincio con la sinistra. Mano destra. Sono uscito fuori campo. Cominciare da questa posizione. Bene, la stessa cosa possiamo farla con gli accordi con i tasti neri, ad esempio Re maggiore. Quindi partiamo dal Re. Ecco, diciamo che quando abbiamo il tasto nero si tende ad evitare l'uso del pollice e del mignolo sui tasti neri, appunto, però ci sono delle eccezioni. Ecco, una di queste è appunto il suonare gli accordi, quindi può capitare di dover entrare con la mano più all'interno della tastiera per suonare con il pollice il Fa diesis. Certo, può capitare anche di suonarlo così, però è più comodo in questo caso anche il mignolo, vedete? Potrei fare pure questa posizione, potrei usare questa posizione, ma comunque mi devo abituare un po' a tutte. Quindi vediamo pure il Re maggiore con la mano sinistra. Mi maggiore, Fa minore, facciamo il Fa minore per esempio. Sempre fondamentale, primo rivolto, quindi vi dovete abituare a guardare tutti gli accordi in queste tre posizioni. Ecco, queste sono posizioni chiamate strette, posizioni in parti strette, cioè le parti, che sarebbe ogni nota che costituisce l'accordo, le parti sono una di seguito all'altra, cioè le tre note che costituiscono l'accordo sono immediatamente successive tra di loro. Ad esempio, quello che vi ho fatto vedere prima, con le note molto distanti, non sono successive. Ad esempio, Do maggiore, Sol, Mi e Do. Ecco, questo è Do maggiore, ma non è in parti strette, è in parti late, si chiamano late, ma questa è una cosa che poi vedremo, oppure anche semilate, insomma una cosa che approfondiamo poi dopo in un altro paragrafo successivo. Allora, allenatevi sui vari accordi maggiori, minori, molto lentamente, cercando di arrivare a una velocità abbastanza elevata, in modo che l'occhio si abitua a guardare questi accordi in varie posizioni. Bene, anche per questa volta è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi al canale,
Che altro da lasciare un commento? Non mi viene la terza cosa che dico sempre. Ah, ecco, di accendere la campanella se volete essere avvisati dei nuovi caricamenti. E perché no, ho lasciato il link in descrizione della mia playlist di brani miei composti da me per pianoforte, orchestra d'archi e anche altre soluzioni. Mi farebbe veramente piacere se deste un ascolto. Vi ringrazio e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao!